I seen a lot of shit I shouldn't have, but never forgot it though. Brothers on the corner selling crack like it was not a though. In questo bellissimo video, io sono Massimo, sono tornato finalmente con il terzo episodio della carriera allenatore. Grazie per tutto il supporto che mi avete dato nei primi due episodi, veramente grazie, grazie davvero. E sono rimasto soprattutto contento del feedback, dei commenti, soprattutto dei consigli che mi avete dato per quanto riguarda questa carriera. Come avete visto nello scorso episodio, abbiamo fatto maggiormente diciamo offerte ai giocatori, abbiamo fatto offerte a quei giocatori che potevano interessarci e mi avete lasciato sotto all'ultimo video tantissimi commenti di tantissimi nomi da osservare e nel caso da acquistare. Questo video appunto sarà molto importante perché faremo la prima partita appunto con il nostro Chelsea sfidando il Barcellona, quindi raga, veramente veramente importante. E poi comunque faremo parte del video, lo passeremo a comprare giocatori. Quindi praticamente metà compravendita e metà appunto sarà destinato alla partita contro il Barcellona, che a mio parere è molto importante. Quindi prima di iniziare vi richiedo di lasciare un bel like di supporto. Ragazzi, cerchiamo di arrivare almeno a 40 mi piace per questo terzo episodio. E praticamente cosa faremo? Innanzitutto avevo pensato che per quanto riguarda il portiere noi siamo abbastanza messi maluccio, nel senso che abbiamo come primo portiere Courtois, ma come secondo portiere siamo in un certo senso abbastanza arrangiati. Quindi mi avete consigliato di prendere Donnarumma e in un certo senso come scelta mi piace. Quindi andiamo subito a cercare appunto il nostro portierone. Eccolo qua, Gianluigi Donnarumma, 16 anni, chiediamo, contattiamo il Milan per acquistare questo giocatore. Non abbiamo abbastanza informazioni su questo giocatore, raga, direi appunto di aspettare. E per quanto riguarda invece, raga, le ali, comunque gli esterni, mi avete consigliato di prendere Bolasie. Onestamente come scelta mi piace, veramente non male come scelta, anche perché comunque è un giocatore a 5 di mossabilità, un giocatore che può migliorare, un giocatore veramente forte, e non vedo perché non acquistarlo. Almeno proviamo a seguirlo. Yannick Bolasie, 26 anni, raga, veramente ottimo, ottimo giocatore, chiediamo ovviamente di seguirlo. Poi raga, altri due nomi molto importanti, che comunque quelli che maggiormente mi ricordo, erano Alcacer, anch'esso ottimo giocatore, mi piace veramente tanto. Direi di provare almeno a farlo seguire, perché raga, comunque veramente giocatore devastante, 21 anni, ci sta tantissimo. E poi raga, un altro giocatore che mi avete consigliato era appunto Gundogan, anche questo giocatore che, a essere onesto, mi piace tanto. Magari un ottimo innesto a centrocampo, sempre se lo scrivo bene. Gundogan, il suo prezzo, raga, è di 36 milioni. E raga, mi avete detto di vendere appunto qualche giocatore per comprarlo. Io direi che comunque 30 milioni sono più che sufficienti, almeno per il momento. Subito raga, le prime email, offerta troppo bassa ovviamente per Gundogan, giocatore impegnati per la nazionale, raga, aggiornamento da Spagna, spiamo un altro poco raga nella speranza, ma mai nella vita. Offerta accettata da Marco Van Ginkel, veramente veramente partita importante. Vediamo di fare una formazione diciamo un poco più conscious, eh? Direi di partire non subito con la squadra titolare, magari far partire Traoré, che è un best ATT, magari Costa in panchina, William, raga, ci sta tutto al posto di Pedro. Babba, raga, lo facciamo giocare un po', anche perché queste non sono partite importantissime, quindi lo possiamo rischiare. Ashbiliguete, raga, va giù che la centrocampo lo voglio. Leviamo un Miguel. Iniziamo subito il match. E raga, prima appunto di farlo vi chiedo di lasciare un like importantissimo, ma comunque vedremo dopo. Raga, partita importantissima, si comincia. Willian, adesso subito sulla fascia. Mamma mia raga, eccolo, abbiamo visto Willian, 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 Willian. Che skill. Dobbiamo stare attenti, Jordi Alba, Jordi Alba da 20 e mezzo, è anche buona raga, infatti ci arriva, ma ci abbiamo Courtois, una sicurezza, cazzarola. Dai così, dai così. Mia, che fai, che fai, pazzerello. Meno male, meno male, meno male. Ripartiamo, dai Eden, Eden Hazard, Eden. Bella la palla in avanti, bella la palla avanti per Traoré. Ah, un po' lentuccio sto Traoré. Dobbiamo lavorarci su. Raga, dobbiamo continuare così. Ci fanno un po' di possesso palla, ma
E il Barcellona comunque, non dimentichiamocelo. Come vedete sto cercando di mettermi su tutte le linee di passaggio, ma... Madonna. Tutto abbiamo rischiato. No, raga. Attento a Roberto, madonna, quasi sei. Cazzo di fenomeno. Mamma mia. Eccelso Courtois. Raga, direi di mettere almeno un po' di pressing ormai. Se no la partita niente finisce 0-0 oppure rischiamo di perderla. Dobbiamo prendere un po' con la partita a nostro favore. Mannaggia, ancora questi passaggi corti. Scambio ancora. Palla per Hazard, Eden, per tu, Traoré, è passato, Traoré, no, raga, non ci credo, madonna mia, raga, prima azione potenziale al 60esimo, buono così, madonna mia, ancora la parata, come cazzo si fa, ancora Fabregas, la mette in mezzo ancora buono, tirone che esce. Guardate raga, non riescono ad andare in avanti, cioè comunque la difesa non è malvagissima, ora ho parlato e quindi lo prendo nel culo altamente. Però nel complesso dai raga, non gira male. L'unica cosa che vorrei vedere dopo è appunto il centrocampista offensivo, perché raga veramente siamo senza, abbiamo Oscar ma dobbiamo prendere assolutamente un altro. Intanto cerchiamo di bloccare a questo perché sennò siamo nella merda, l'ho detto, meno male che ci abbiamo qua. Eccolo Bartra, guarda il Barça come si spinge in attacco, potremmo approfittarne dopo se magari perde palla. Ah, per poco. Perché è difficilissimo. Dai, ha perso palla. Buono, dai Willian. Oh, raga, ci sta il fallo. Meno male, cartellino giallo. Dai, però voglio giocare, non mi importa, adesso giallo. Da quanto sono chiusi. Dai Eden, è partito Eden. Buona la palla, non ci credo cosa avevo inventato. Dai, ultimo calcio d'angolo della partita. Cesc Fabregas la mette in mezzo, è buonissima. Arriva lui. No. Sfondalo! Sì, no! Non ci credo! Cazzo! Raga, prima di salutarci, qualche riflessione sulla partita. Comunque abbiamo giocato abbastanza bene, devo essere onesto. La squadra gira non male. Ripeto, dobbiamo cercare solo di comprare un centrocampista offensivo da sostituire a Oscar. Qua ci dice aggiornamenti dall'Italia, Morata, Mbakogu, che raga ci potrebbe stare come a TT. Ma ce ne abbiamo un paio tipo Traoré che voglio far crescere, quindi non credo che comunque sia a cui pensare in questo momento. Andiamo subito a vedere se ci sono qualche centrocampista offensivo molto interessante. Mi avevate detto Gozze, ma tipo costa tipo troppo, quindi non credo appunto sarà un giocatore fattibile. Andiamo a vedere un po' quel prezzo. Senti, se si aggira intorno ai 30 milioni, raga, 38 milioni per lui. Guardate i dati, veramente forte, 23 anni. Raga, questo è un giocatore che potrebbe far la differenza a centrocampo, quindi direi di offrire comunque 35 milioni più Amelia, che raga ormai lo raccattone e comunque lo propongo a chiunque. Dovrebbe essere come l'ultimo giocatore, infatti raga ormai l'ho imparato tipo a memoria, eccolo qua raga, Amelia. E direi che comunque per oggi è tutto, nel senso che comunque ripartiremo con un prossimo video, con il quarto episodio, dove andremo a sfidare, come avete già visto, il Real Madrid. Quindi raga, veramente questi episodi sono stra importanti. Dovremo cercare di vincere, perché comunque un pareggio sì è buono contro il Barcellona, ma non era diciamo il risultato sperato. Se vi è piaciuto il video lasciate anche un commento di iscrizione. Raga, io vi voglio un bene dell'anima. Stiamo andando a una favola, raga, stiamo viaggiando un fottio. Siamo a 915 iscritti e per questo vi ringrazio.
ringrazio. 30 like, prossimo video, noi ci becchiamo direttamente con il quarto episodio. Bella regà. Chemicals, chemistry is what we're teaching. Featuring 11:38 all season. Posting up deep, digging the ladies sitting next to us, right in my